Vegolosi vi porta a Parma, alla Biblioteca Gastronomica di Accademia Barilla, un'eccellenza culturale italiana dove siamo andati a cercare le tracce della storia della cultura e della cucina vegetariana. Per parlare di cucina e di cultura gastronomica c'era bisogno di avere i contenuti, da cui la necessità quindi di creare una collezione di libri, di menù e di stampe legate alla cucina italiana. E in Accademia abbiamo raccolto oltre 11.000 volumi dagli inizi del 1500, oltre 5.000 menù storici e oltre 250 stampe storiche legate alla cucina e alla cultura gastronomica del nostro paese. Quindi oggi è la biblioteca che ha più contenuti sulla cucina italiana del mondo. Ci sono oltre 3 milioni di ricette sulla cucina italiana e tutti questi contenuti sono stati catalogati e inseriti sul sistema bibliotecario nazionale. All'interno di Accademia abbiamo proprio una sezione sulla cucina vegetariana e abbiamo libri dagli inizi del Novecento ai giorni nostri. Ed eccoli i tesori della biblioteca. Partiamo da Gaspare Delle Piane, frate genovese che scrisse nel 1880 un ricettario dedicato al periodo della Quaresima, cucina di strettissimo magro. Moltissime le ricette a base di verdure e anche qualcosa a base di pesce che, come accade spesso anche oggi, non veniva considerato propriamente carne. E poi ecco il manuale del duca Enrico Agliata di Salaparuta, datato 1932. Il duca fu un grande appassionato di cucina senza carne e le sue feste sfrenate, per cui venne anche scomunicato dal vescovo locale, erano tutte accompagnate da banchetti rigorosamente vegetariani. Poi tantissime altre proposte sugli scaffali della biblioteca, sia antiche che contemporanee, tutte da leggere e da scoprire. Questa biblioteca è aperta al pubblico e tutti i mercoledì su prenotazione, e quindi basta mandare una mail al sito accademiabarilla.it o.com e prenotarsi, e c'è la disponibilità del curatore della biblioteca che quindi vi aiuta anche a trovare i contenuti a cui siete interessati, e vi aspettiamo a Parma. Grazie mille. Grazie a voi, a presto.